L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti alla 13ª puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon mercoledì 23 settembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Che brutto risveglio, cari amici tifosi del Bari. Sicuramente ieri abbiamo assistito forse a una delle pagine più brutte della storia recente del Bari. Oggi veramente tanta carne al fuoco, commenteremo la bruttissima prestazione del Bari ieri a Crotone, ma non solo, e per farlo con me c'è il buon Luca Deleteris in collegamento. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri amici. Saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia. Vi ricordo che siamo in diretta e che potete chiamarci componendo il numero 080 524 0424. Ripeto, 080 524 0424, ma potete inviarci anche dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp contattandoci al numero 334 38 37 444. Ripeto, 334 38 37 44. Leggeremo i vostri commenti in diretta. Ricordatevi di firmarmi, aggiungere comunque il vostro nome al termine del messaggio. Sono già tanti i messaggi giunti in redazione, cercheremo di leggerli tutti, ci sono anche delle note vocali, faremo veramente il possibile. Bene, sono le 7 in punto, partiamo subito. Come detto prima, ieri il Bari ha perso male, 4-1 contro il Crotone, e gara terminata ancora una volta in 10 uomini, 3 gare su 4. I riflettori dei tifosi sono puntati impietosamente su Davide Nicola, ritenuto il primo responsabile di questa debacle. I primi dubbi tra i tifosi, ma anche tra i vari giornalisti, e dopo ne sentiremo uno che è stato lì a Crotone ieri sera. Dicevo, i primi dubbi sono sorti già dalla lettura della formazione, perché c'erano 5 cambi rispetto all'ultima gara e soprattutto delle disposizioni in campo che non ci convincevano, e poi alla fine abbiamo anche constatato un cambio di modulo con una difesa addirittura a 3, ma su questo ne parleremo diffusamente a breve. Difesa che ha fatto acqua da tutte le parti. Io nei primi 20 minuti ho visto un Crotone imperversare, sembrava quasi il Barcellona, e pari veramente messo molto 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 male, sembrava quasi una squadra improvvisata, una squadra che stava facendo un allenamento in settimana. È veramente bruttissimo da vedere il Bari in fase difensiva, qualcosina meglio in fase offensiva, dove si è visto finalmente Sansone sui suoi livelli, bene anche Rosina. Diciamo che l'attacco così impostato potrebbe fare anche bene. Personalmente ho sempre palesato dei dubbi sul tecnico Nicola per la palese assenza di gioco, di idee e anche di coraggio, l'ho sempre detto, ma ieri ho assistito a un vero suicidio tattico, e per questo interpello subito Luca, che so che avrebbe preferito prendersi una pausa di almeno una settimana perché è molto adirato. Ieri sera mi ha mandato un messaggio, ha detto: posso assentarmi per una settimana? E ho detto: no, mi dispiace, ti tocca commentare lo scempio, perché si tratta appunto di uno scempio. E i tifosi del Bari, 300 che sono arrivati lì a Crotone, non meritavano questo spettacolo indegno. Quindi Luca, ti tocca commentare la prestazione, tra virgolette, degli uomini di Nicola e del tecnico Nicola. Sì, hai utilizzato un'espressione che secondo me racchiude benissimo quello che è un po' il pensiero di tutti noi. L'espressione è suicidio tattico, perché anch'io nel momento della lettura, quando ho letto la formazione ufficiale che sarebbe scesa in campo a Crotone, ho già avvertito, diciamo, qualche perplessità, come dicevi tu. Poi, una volta constatato che il Bari si schierava con una difesa a 3, i dubbi sono aumentati, perché c'era Del Grosso lì a fare il terzo a sinistra, che
non è una scelta secondo me adeguata. Voglio dire, se proprio il mister aveva intenzione di giocare con una difesa a tre, avrebbe potuto scegliere un difensore di ruolo, piuttosto che adattare un giocatore come Del Grosso, che ha poi palesato evidenti incertezze soprattutto in occasione del primo gol, e quindi ecco proprio come dicevi tu. Ah, ma io quello che, ripeto, non riesco a comprendere perché. Io posso capire il turnover, ci può stare, perché tre gare in otto giorni va bene, ci può stare, devi cambiare, è una rosa importante, ci sta. Ma perché cambiare assetto difensivo? Visto che è dall'anno scorso che continui a ripetere che con la difesa a quattro comunque hai trovato il giusto assetto, e che fai? Nella partita comunque difficile a Crotone vai a cambiare e giochi a tre schierando Del Grosso sulla linea dei difensori, e Gemiti, che era veramente inguardabile lì a centrocampo, ha fatto anche lui una partita pessima, purtroppo non per colpa sua, perché lì proprio non si può vedere. Scusate tifosi se sono un po' adirato, ma veramente ieri è stato brutto vedere la nostra squadra del cuore perdere in quel modo, soprattutto essere umiliata in quel modo, e penso che i tifosi del Bari, ma anche la società, perché io metto anche il Pompa Paresta in primo piano, non meritino questo trattamento, perché la società ha operato bene, ha fatto una buona squadra, quindi è giusto che i tifosi e la società, ma anche gli addetti ai lavori, siano giustamente arrabbiati. Ma a proposito di rabbia, vediamo come sul forum di Orgoglio Barese hanno preso questa bruttissima sconfitta. Come sempre c'è un topic dedicato alle pagelle e ai commenti sulla partita. Vado a leggere giusto qualche commento, ma ormai diciamo che quasi il 99% dei tifosi è d'accordo su una cosa, appunto questa. Leggo il commento di Red Wolf che dice: io ho una sola grande certezza, via Nicola. Oppure l'utente 7100 dice: credo sia tutto piuttosto evidente da circa 10 mesi, chiaro riferimento all'arrivo di Nicola il 14 novembre scorso. Poi c'è Fabri Rolex che dice: Nicola, vattene per favore, non meritiamo altre prese per i fondelli, record su record, abbonamenti, presenze in casa e anche fuori casa per assistere a questo scempio, ne abbiamo le scatole piene, Paparesta cambia in che sa in tempo, l'anno scorso non può non insegnare nulla. Leggo ancora un altro commento di Francis che dice: Nicola, per i metodi adottati, aveva un gran credito presso di me, persona garbata, capata e amante del suo mestiere, è stato esaurito questa sera, tutto grazie del buono che è stato, ma dopo il Foggia, dopo stasera, non ho più alcuna fiducia nell'allenatore del Bari. Quindi come dicevamo prima, i commenti sono tutti molto molto duri nei confronti del tecnico del Bari, che veramente ieri ne ha combinate di tutti i colori. Ma cerchiamo di vedere qualcosa di positivo in quello che si è visto ieri allo Scida di Crotone. Come dicevamo, c'è un topic dedicato alle pagelle, ai commenti. Luca, se possiamo vedere chi sono stati meno peggio di ieri, o comunque sei più votati dai tifosi e dagli utenti di orgogliobarese.it. Sì, il più votato è sicuramente Gianluca Sansone, con più del 50% delle preferenze, e questo mi sembra comunque giusto, perché a parte il gol, che è stata una bellissima invenzione dell'ex Bologna, ha svariato un po' su tutto il fronte d'attacco, cercando di dare comunque un contributo. E poi c'è Rosina appena dietro di lui col 13% dei voti, e come hai detto tu, anche lui ha cercato in un certo qual modo di costruire trame offensive, ha un po' predicato nel deserto. E poi per il resto pochissimi voti per Romizzi e Sabelli, e pochi voti a questo giro per la difesa, per i difensori biancorossi. Sì, c'è un amico in linea, ciao, chi sei? Buongiorno, sono Francesco. Ciao Francesco, benvenuto, dici tutto. Stamattina siamo svegliati proprio delusi. Io ero intervenuto 2 giorni fa in trasmissione e avevo detto: quanto tempo bisogna dare a Nicola? Beh, io credo che il tempo sia scaduto, perché dopo le scelte di ieri, secondo me, l'allenatore in netta confusione. Poi la difesa era l'unico reparto che forse Nicola aveva sistemato, perché ci ricordiamo che ai tempi di Mangia prendevamo sempre dei gol. Nicola da gennaio a febbraio di quest'anno ha dato almeno un assetto difensivo, e adesso mi va a cambiare pure quello. Credo che ormai è una squadra allo sbando, cioè ieri abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Non si possono fare con quella squadra queste figure, cioè è assurdo.
Va bene, grazie. Non ho parole, veramente. Cioè, è giusto prendere. Perché se bisogna poi mandarlo, è giusto che lo si faccia in presto. Non è venuto ad aspettare altre partite e fare errori che abbiamo fatto in passato con Mancia, che abbiamo dato altre due o tre partite la fiducia e poi i risultati non sono venuti. Mi dispiace, perché comunque sarà un ottimo predicatore, sarà un ottimo. Io lo chiamo un evangelico. Però sì, ma campo non parliamo di calcio, niente. Non parliamo di altro. Grazie Francesco. Continua a seguirci. Come detto prima, sono giunti tanti messaggi, anche delle note vocali. Prima di ascoltare la nota vocale, vado a leggervi qualche messaggio. Un tifoso che non si firma dice: tanto non capirai, trasmissione sportiva gradevole, complimenti a Nicola e Luca, grazie. Vi posso seguire solo in replica per motivi di lavoro. Poi un altro messaggio: non credete, viste le prime uscite non tanto lusinghiere della squadra, che il mister Nicola non sia la persona giusta al posto giusto. Sembra come se il percorso dell'anno precedente stia procedendo sullo stesso binario. Beh sì, è giusto, perché comunque sia non stiamo vedendo delle grandissime differenze dall'anno scorso a quest'anno. Ma come detto, c'è una nota vocale, ascoltiamola tutti insieme. Con tutto il rispetto per mister Nicola, ma è praticamente l'anticalcio. Abbiamo fatto veramente pena a Crotone, si deve dimettere. Sì, anche l'amico che non si è identificato è della stessa opinione. Un Bari che comunque ieri ha veramente fatto arrabbiare tanti tifosi. La prima idea che viene in mente è quella dell'esonero. Io personalmente l'ho scritto anche ieri sul forum. Io penso, anzi sono certo, che la società non prenderà provvedimenti verso il tecnico. Non penso che ci sarà un esonero, né tantomeno delle dimissioni da parte dell'allenatore. Il motivo perché siamo comunque alla prima sconfitta stagionale, la quarta partita da questo inizio campionato. Tutto sommato, a livello di punti, la squadra aveva fatto bene prima di Crotone, quindi penso che sia da escludere un esonero di Nicola. Io personalmente non sarei per l'esonero, per un semplice motivo: perché io Nicola non l'avrei confermato, ma questo l'ho sempre detto, perché dopo un campionato deludente come l'anno scorso, dove non si è visto nulla dal punto di vista del gioco e delle idee, non l'avrei confermato. Ecco, insomma, l'errore sta a monte. Quest'anno c'era da valutare come il tecnico avrebbe disposto la squadra, come avrebbe cosa avrebbe fatto con i giocatori da lui richiesti. Per il momento sta, come diceva l'amico prima nel messaggio, sta seguendo lo stesso binario dello scorso campionato. Ma andiamo a leggere qualche altro messaggio prima di cedere la linea alla regia. C'è un messaggio molto lungo di un tifoso che si firma Nicola. Dice: sarebbe possibile avere una spiegazione logica per l'improvvisa difesa a 3 e soprattutto per l'impiego di Del Grosso come centrale di sinistra? Il Bari non può e non deve aver paura degli avversari. Con tutto il rispetto per il Crotone, non affrontavamo il Real Madrid, e quindi questo inspiegabile adattamento, giustamente dice il tifoso, della formazione a quella del Crotone non ha senso. Lo interpreto come simbolo di debolezza. Nicola, una bella domanda la tua. Io sinceramente non saprei. Nicola, sì, nell'intervista che poi andremo a leggere, parlava appunto di adattamento alla formazione avversaria, ma io penso che non esista proprio. Cioè, il Bari non può adattarsi al Crotone, dico solo questo. Bene, fermiamoci un attimo, torniamo subito. La Sareco di Mimmo Loisi si rivolge a tutte quelle attività che hanno bisogno di smaltire in discariche autorizzate rottami ferrosi, metallici, vetro, legno, materiali inerti, cartongesso, misto di costruzione e demolizione, ritirando il tutto al vostro domicilio. La Sareco acquista metallo tipo rame, alluminio, piombo, ottone, offrendovi le migliori quotazioni del mercato. Se state ristrutturando un negozio, un'abitazione o un capannone, Mimmo Loisi vi offre il noleggio temporaneo e gratuito di cassoni scarrabili. Se invece state sostituendo la guaina del terrazzo, Mimmo Loisi ritira la vecchia guaina smaltendola a norma di legge. Chiedete maggiori informazioni contattando direttamente Mimmo Loisi al numero 330-863128, ripeto 330-863128, o visitando il sito sarecoscarl.com. Mimmo Loisi da sempre è amico della gente, è amico dell'ambiente. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare.
Bene, torniamo in studio perché c'è un'altra nota vocale, andiamo ad ascoltarla tutti insieme. Cosa dire della partita di stasera? Un allenatore presuntuoso e basta, perché cambiare modulo di gioco in una partita come quella contro il Crotone, contro una squadra come il Crotone che gioca sempre in maniera molto aggressiva, soprattutto in casa, è da pazzi, cioè si è dato la zappa sui piedi Davide Nicola. Speriamo che ci smentisca presto. Saluto a tutti, Luca da Bologna. Ciao. Grazie Luca. Passo la palla all'altro Luca in linea. Luca, cerchiamo di dare una spiegazione a questo cambio di modulo. Tu come cerchi di spiegarlo? Non me lo spiego, Nicola, è la risposta più semplice che possa darti in questo momento, perché come più volte hanno sottolineato anche i nostri ascoltatori, Nicola era riuscito, diciamo, un attimo a trovare la quadratura del cerchio, in particolare per quanto riguarda l'assetto difensivo. Ci stia anche il cambio di qualche uomo, ci ha detto che Di Cesare ha avuto qualche problema, e poi ha spiegato che appunto voleva adattarsi al Crotone, però è inspiegabile, ha fatto una scelta inspiegabile secondo me. Intanto, prima di leggere le dichiarazioni rese da Nicola a fine gara, c'è un altro amico in linea. Ciao, chi sei? Buongiorno, sono Peppino. Ciao Peppino, benvenuto. Siamo da Bari. Senti, io dico solo una cosa, io ho giocato a pallone, ho 67 anni e quindi sono stanco di essere umiliato. Vi dico solo una cosa: il Bari lo potete salvare voi, tu, l'altro amico che non mi ricordo, Enzo Luca Tambor, Cristian, Antonello, come si chiama lui, perché voi difendete Nicola. Allora, se voi difendete Nicola, voi di calcio non ne capite niente. Questo ci sta prendendo per i fondelli. Avete sentito quello che ha detto ieri sera? Io su sì, ora lo andremo a leggere. Sì. Ho sentito che lui dice tutto a posto, non vi preoccupate, ci sono delle miglioramenti. Ma quali miglioramenti, ragazzi? Questo ci sta prendendo per i fondelli. Vi ricordate Bari-Bologna? Vi ricordate che lui disse l'unico che fu il capitano De Gennaro che disse mi vergogno, io già ieri non potevo stare, perché se l'avevo vicino a me avrei fatto una pazzia. Questo ci sta prendendo per i fondelli. Mi dispiace per Paresta, mi dispiace tanto che gli ha dato mano libera. Voglio quello, voglio quello, voglio quello, voglio quello, e poi ci fa fare questi figuracci. Grazie. Grazie Peppino. Beh, giusto una precisazione, io come ho detto anche all'inizio trasmissione non ho mai difeso Nicola, gli ho dato un po' di credito quest'anno per vedere cosa poteva combinare con la squadra messa a disposizione da Paparesta, però ho sempre avuto dei dubbi, soprattutto come detto per quanto riguarda il gioco. Ma leggiamole queste dichiarazioni di Davide Nicola. Lui dice: abbiamo perso ma non è tutto da buttare, non ho cambiato modulo, piuttosto ho chiesto un adattamento rispetto al nostro modo consueto di stare in campo. Per quanto mi riguarda, nessuna modifica. Non vado oltre perché veramente già queste quattro parole sono abbastanza incomprensibili, perché lui che dice non è tutto da buttare dopo un 4-1 a Crotone, cosa vorresti salvare? Cosa vorresti salvare, caro Nicola, me lo devi dire. Non ho cambiato modulo. Tra poco pubblicheremo sul forum una foto fatta da un utente dall'alto che in pratica mostra come invece il Bari ha cambiato modulo, ma questo se ne sono accorti tutti perché ha giocato con un altro modulo, con una difesa a tre, e poi un tecnico della squadra sulla carta più forte che chiede un adattamento rispetto al Crotone. Veramente questo non si può assolutamente leggere. Andiamo con qualche altro messaggio. C'è, allora, vediamo un pochino. Sento delusissimo per il risultato, che figuraccia, però io credo che bisogna cambiare aria. Con dispiacere dico via Nicola, da domenica fuori gli attributi, sarà l'ultima chance, almeno spero. Donato, ciao Donato. Poi c'è un altro commento, l'utente, l'ascoltatore non si firma. Sento nei vari siti e programmi locali parlare di tempo, 3, 4, 5 partite ancora.
ma poi a noi quei punti ce li daranno? Non credo. Che facciamo come l'anno scorso, che rimarrono contro Mangia e ne perdemmo 15 di punti? Così non si va in Serie A. Cacciate Nicola, non capisce niente di calcio. Ormai, come detto, i tifosi sono tutti per l'esonero di Nicola. Io ripeto ancora, dubito che questo esonero ci sarà, perché non... Sì, un'altra nota vocale, ascoltiamola subito. Buongiorno amici, un po' amareggiato per ieri sera, non mi aspettavo quella... La squadra proprio non ha giocato ieri. Il Crotone dominava in mezzo al campo, non si può andare avanti così. Mi dispiace per i tifosi baresi che erano a Crotone, sono fatti tanti chilometri. Speriamo domenica di vedere un altro bar in mezzo al campo. So, Nicola, secondo me è meglio che fa le valigie. L'ambiente. Ok, perfetto. Io dubito che contro l'Avellino si possa vedere qualcosa di diverso dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei moduli. Io per l'unica cosa che si potrà vedere è magari un Bari un po' più più coriaceo, più combattivo, però io penso che in qualche giorno Nicola non potrà certo rivoluzionare la squadra. E poi soffermiamoci su un altro aspetto e interpello su questo anche Luca: 3 gare su 4 terminate 10 contro 11, ma qui stiamo veramente esagerando. Luca, per te innanzitutto il rigore c'era e c'era anche l'espulsione? Sì, volevo intervenire proprio su questo. Secondo me, diciamo che l'episodio del rigore ha un po', diciamo, condizionato l'andamento della gara, sebbene comunque quello che è successo ieri non sia giustificabile. Infatti anche lo stesso Nicola dice: negli spogliatoi ho detto che si poteva vincere. Sul più bello poi è arrivato l'episodio del rigore con l'espulsione di Contini. Quindi secondo me questa può essere una, ti ho detto, una piccola attenuante, anche se non è, non serve a giustificare la brutta prova di ieri. Secondo me il rigore è un po' generoso, così come l'espulsione secondo me, o meglio credo che dal regolamento non sia corretta, perché tra l'altro non si trattava di un fallo da ultimo uomo, bensì c'era ancora Sabelli in recupero sull'attaccante del Crotone. Quindi diciamo che questo episodio ha un po' spezzato definitivamente le gambe al Bari, perché comunque un minimo di reazione fisiologica si era comunque intravista, però non ci siamo. Intanto continuano ad arrivare i messaggi in redazione. Ricordo ancora una volta i numeri: il numero per mandare messaggi o note vocali tramite WhatsApp è il 334 38 37 444, 334 38 37 444. Invece per chiamarci in diretta allo 080 524 0424, ripeto 080 524 0424. Bene, tra pochissimo avremo la rassegna stampa di Luca Deleteris. Vado a leggere qualche altro messaggio. C'è Nitti, va bene, allora rimandiamo a più tardi la rassegna stampa e vado a salutare il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, presente ieri a Crotone, Fabrizio Nitti. Ciao Fabrizio. Ciao Nico, buongiorno. Ben svegliato e grazie infinite per essere con noi. Ci tengo a ringraziare particolarmente Fabrizio, che ha accettato il nostro invito nonostante sia tornato da Crotone solo da qualche ora. Fabrizio, quanti caffè ti sei preso già? No, non ne bevo tanti, quindi no. Ah. Poi insomma, dopo il veleno accumulato durante la partita c'era poco da dormire, insomma. Fabrizio, noi abbiamo già affrontato qualche tema che la partita di ieri ci ha offerto. Tu come hai visto il Bari? Cioè, come riesci a giustificare, se c'è da giustificare, una prestazione del genere? No, ma non ci sono giustificazioni in sostanza. È stata una sconfitta così netta, così vasta nel risultato e nelle modalità, che onestamente non ci sono alibi. Una serie di errori, una squadra che a malapena ha giocato un quarto d'ora su 90, quindi di cosa insomma stiamo a discutere? Fabrizio, forse l'unica nota positiva è stata la prestazione di Sansone, che finalmente ha giocato più avanti, ha giocato vicino alla punta nella fattispecie Puskas, ha tirato forse ieri più volte in porta rispetto a tutte le
quattro partite di questo campionato. Salviamo solo Sansone dalla partita di ieri o neanche lui? Sì, insomma, è lui quello che ha meritato la sufficienza per il gol, perché poi ha provato in un altro paio di circostanze a riaprire definitivamente il match, ha cercato la stoccata del pareggio. Se vogliamo aggrapparci a qualcosa di buono, sì, aggrappiamoci alla prestazione di Sansone, coinvolto pure lui poi dopo negli ultimi 20, mezz'ora abbondante, insomma, in questo naufragio senza alcun tipo di alibi. Fabrizio, cosa hai scritto questa mattina sull'articolo della Gazzetta, il titolo, che titolo hai scelto e su cosa hai indirizzato la tua analisi? Ma credo che Profondo Rosso, insomma, sia una cosa talmente evidente che non si poteva scegliere in maniera diversa. Ma l'analisi punta essenzialmente sugli errori che ha fatto Nicola. Insomma, un bario con la difesa, ecco, molto spesso si dice ma gli schemi, non i moduli, sono poca roba. Sì, è vero, insomma. E poi dipende da chi va in campo, però se già tu regali, offri un vantaggio alla squadra avversaria, è chiaro che poi dopo tutto è una conseguenza. Il Bari con il 3-4-3, come hai visto prima, allora che cosa sono serviti questi mesi? Ti sento un po' male, Fabrizio. Sì, dicevo, il Bari con la difesa a 3 non si era mai visto prima. Il Bari ha lavorato su un altro schema, anche per stesse parole di Nicola, dice no, io quest'anno la difesa a 4 e poi il resto, anche perché ci sono state così poche ore, poche giornate per esercitarsi in questo nuovo schema che non vedo, insomma, da dove sia uscito fuori. Il Bari ha scelto uno schema diverso, adattandosi ancora una volta all'avversario, scendendo sullo stesso campo dell'avversario, quindi dando un vantaggio netto all'avversario abituato da secoli a giocare col 3-4-3. E poi, oltre a questo, credo che ci sia stato. Nicola dice di no, ma Nicola non l'ho visto molto concorde sulle analisi fatte da chi era lì a vedere la partita. Ma io credo che ci sia stato un eccesso di turnover. Ecco, personalmente De Luca e Maniero insieme fuori partita, fuori dalla formazione titolare, non l'avrei fatto. Cioè, è facile parlare col senno di poi e siamo d'accordo, però le analisi si fanno anche su quello che è accaduto. E poi la prestazione sottotono di tutti, perché non ho visto rabbia, non ho visto cattiveria, se non per un quarto d'ora, ripeto. Il Crotone era affamato, per il Crotone ogni pallone era l'ultimo della vita e della partita. Noi no. Luca, scusami Fabrizio, c'è Luca in linea che ha una domanda per te. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo chiederti, alla luce anche di questo risultato sicuramente negativo, secondo te la squadra, il gruppo segue ancora mister Nicola o magari pensano già a un eventuale cambio di guida tecnica come avvenne lo scorso anno per Mangia? No, io credo che sia molto prematuro fare il discorso se la squadra segue o no un allenatore. Io credo che ieri sera è stato proprio un cumulo di errori tecnici e tattici sui quali ovviamente tutti dovranno riflettere, allenatore, giocatori e lo stesso presidente, che era incazzatissimo al termine della partita. Ci continuano ad arrivare i messaggi, su questo magari vado anche a interpellare Fabrizio. C'è un messaggio di Francesco che dice: difendevo Nicola, ma da oggi anch'io sono stufo delle sue parole e il suo non gioco. Ciao ragazzi, un piacere seguirvi prima di andare a scuola. Fabrizio, sì, a noi quello che, al tifoso, anche al giornalista, quello che fa arrabbiare sono soprattutto le dichiarazioni di Nicola. Tu avrai ascoltato in diretta quello che ha detto ieri sera al termine della partita. Cioè lui riesce a
a dire cose che in campo non si sono viste. Cioè, ha detto che non ha cambiato modulo, ha detto che ha visto qualcosa di buono, ha visto che la squadra poteva vincerla. Ho sentito, poi ho riletto, ho visto questo tipo di dichiarazioni. Sinceramente è così evidente che il Bari abbia giocato con un sistema di gioco diverso, che voglio dire, c'è ben poco da rispondere. Con serenità, tranquillità, bisognerebbe rivedersi questa partita e prendere spunto da una serie di errori clamorosi. Cioè, la Serie B non va affrontata così, al di là del modulo, se no prendi schiaffi dappertutto. Il Crotone è una squadra completamente rifatta, molti giovani, bravi, e un allenatore che senza andare a caccia di chissà che cosa ha scelto la via più semplice per mettere in campo la squadra. Fabrizio, tu, come detto ieri, eri a Crotone. Un altro errore, non so se poi è stato notato. Il Crotone, con l'uscita di Stojan, cambia modulo, si riposiziona con una specie di 3-5-2, quindi giocando con tre uomini in mezzo al campo anziché con due, come era con il 3-4-3. Il Bari da quel momento non ha visto più palla, se non i primi 10 minuti della ripresa. Il Bari poi non ha visto più palla, anche per l'espulsione, è vero, ma ci sono stati 13 minuti di gioco più o meno, durante i quali dalla panchina non è arrivato un segnale di innovazione. Bene, c'è un'altra nota vocale di un ascoltatore, possiamo ascoltarla tutti insieme. Buongiorno, sono Sabo. Per me Nicola è un incompetente, perché non ha ancora trovato un assetto alla squadra e ti permetti il lusso di fare il turnover dopo 5 partite. Ma ci rendiamo conto che ha lasciato in panchina Vailati, De Luca e altri giocatori che devono cercare ancora l'assetto della squadra, visto che sono tutti calciatori nuovi? Per favore, Nicola, non eri bravo da calciatore, figuriamoci da allenatore. Ciao, buongiorno. Beh, un po' troppo, forse un po' troppo severo questo ascoltatore. Sorrido un attimo, perché credo che Vailati, io me lo ricordo, sì, con i giocatori, quando facevo l'album delle figurine negli anni 70, credo. Vabbè, si sarà confuso con un altro. Sì, con un altro, al di là di Vailati, che è Valiani, voglio dire. Sì. Ho capito il discorso: dopo 5 partite fai il turnover, lo condivido anche. Per me è stato eccessivo il turnover ieri, lo ribadisco. Poi non, va considerata l'età media non bassa di questa squadra, quindi voglio dire, paghiamo dazio, però è stato un turnover eccessivo, non ci sono dubbi. Io sono d'accordo con il messaggio, con l'autore del messaggio vocale di prima. Fabrizio, ultimissima battuta, hai parlato di Papa Resta furioso. Pensi che ci saranno dei provvedimenti di altra natura, non lo so, un ritiro, un qualcosa, oppure la società non farà nulla? Non lo so, mi viene da pensare a quello che successe a Vercelli l'anno scorso, cioè con il presidente Nero e quindi con la squadra, credo, se non ricordo male, in ritiro. Ma non credo che poi, non credo che vada a finire così. Non ho dubbi che il presidente si farà sentire in queste ore, anche perché all'orizzonte c'è un derby al quale tutti tengono tantissimo, cioè la partita, un derby del sud ovviamente, la partita con l'Avellino, ma al di là del derby servirà un Bari completamente diverso, cioè bisogna tirar fuori gli attributi e capire che si è in un campionato di Serie B dove, se non si lotta su ogni palla fino alla fine, e non va bene. Poi bisogna che l'allenatore capisca una cosa: noi siamo il Bari, non possiamo sempre stare ad adattarci alle altre squadre. Perfetto, io ringrazio Fabrizio Nitti per essere stato con noi. Grazie. Fabrizio, ti auguro buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno e buon riposo. Ciao. Grazie Fabrizio, alla prossima. Grazie, buona giornata. Torniamo in studio, diamo un attimo la linea alla regia.
La nuova sezione calcio della Società Ginnastica Angiulli, società storica di Bari con i suoi oltre 100 anni di attività, affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alla FC Bari 1908 Academy, ha aperto le iscrizioni al proprio centro calcistico di base per bambini dai 5 ai 10 anni di età. I nostri istruttori federali seguiranno da vicino l'avviamento al calcio del tuo bambino, seguendo programmi adatti e specifici alla loro età. L'Angiulli è da sempre sinonimo a Bari di scuola per l'avviamento allo sport e alla cultura sportiva. Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al desk informazioni presso l'Angiulli Bari in via Cotugno 10, oppure chiamando il numero 080 561 38 55. Ti aspettiamo! L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, sono le 7.33, siamo veramente in conclusione di programma. Mi scuso con tutti i vari ascoltatori che ci hanno inviato messaggi, non siamo riusciti a leggere, cercheremo di recuperare domani. Ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre in mattinata sarà pubblicata sul canale ufficiale YouTube dell'altra radio. È veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Ciao Nicola, domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Saluto e ringrazio Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani, puntuali alle ore 7 con Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. La senti questa voce? Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio.